Arrivato a Felsina, poco distante da Castelnuovo Bernardenga, grazie a Carlotta di averci aperto questa splendida tenuta. Grazie a te Federico di avermi fatto visita, benvenuto a Felsina. Tra l'altro Carlotta ci accoglie nella duplice veste, perché qui è la padrona di casa da parte dell'accoglienza, della degustazione, ma poi, e direi soprattutto più che poi, è il campione italiano FISAR 2020. Esatto, miglior sommelier dell'anno. Felsina è questo territorio di confine tra Chianti e Lecrete, e questo si ritrova anche dentro al bicchiere del vino. Assolutamente, Felsina è proprio in una terra di confine situata sulla parte sud orientale tra il Chianti classico e l'inizio delle Crete senesi. Questo è un terroir veramente unico, particolare, e tantissimi di questi aspetti si ritrovano poi nei nostri vini, caratterizzati dall'essere tutti uve 100% sangiovese. Quanto conta dentro un bicchiere di vino l'uomo, cioè, e quanto conta il territorio secondo te, dovendo dare delle percentuali? È come dicevo, è una sinergia, diciamo, non deve prevalere né l'uno né l'altro, ma sono le due realtà che devono coesistere per rafforzarsi a vicenda. Il luogo dove l'uomo incontra la vigna, il prodotto che viene dalla vigna, la cantina, e quindi ora noi andiamo in cantina, dove l'uomo cerca più che altro di mantenere quello che di buono ha fatto la vigna. Soprattutto, infatti, non dimentichiamoci che il vero tempio per Felsina è anche la cantina, proprio il luogo di affinamento. È una cantina storica di metà Settecento e non vedo l'ora di accompagnartici. Eccoci qua Carlotta, nel tempio. Nel tempio, esatto, e siamo qua appunto perché mi piacerebbe farti assaggiare il Chianti classico Bernardenga, quindi è proprio il nostro vino rappresentativo di Felsina, un sangiovese in purezza che fa affinamento, guardati intorno, proprio in queste grandi botti di rovere di Slavonia. E che profumi dobbiamo aspettarci dal Chianti classico di Felsina? Profumi che ricordano i sentori classici della ciliegia, del sangiovese, ma la caratteristica di questo vino e degli altri di Castelnuovo Bernardenga è questa sensazione di mineralità, di sottobosco, tipica del sangiovese di queste parti. E il corpo, il frutto, è comunque un bel frutto maturo che ricorda questa sensazione di ciliegia più scura, accompagnati da queste note speziate, molto gentili, molto integrate con la componente fruttata e leggermente anche floreale. Quindi un brindisi e lunga vita al Chianti classico e a Felsina. Grazie mille Carlotta. Grazie.